conosciante per il dottor Bravo. Grazie innanzitutto per questo spazio che mi avete dato. No, perché partecipo volentieri. Io sono arrivato oggi in fretta e furia con l'aereo, ero negli States per un congresso. Ah, States dove? Allora, Passi Masone. Dunque, io sono il dottor Bravo, per chi non mi conosce. Io fondamentalmente nasco carrozziere. Certo. Sì, poi un giorno è arrivato la Guardia di Finanza, mi ha bussato al capannone. Niente, ho fatto la cazzata di aprirgli. E mi ha chiesto quei... si chiama quelle biglietti, ma fatture sì, bravo. Ah, ma ha chiesto le fatture, sì. Niente, lì avevo perso il blocchetto quel giorno lì. Chi non perde il blocchetto? E sì, ma il blocchetto però perso anche la passione. Ho deciso di chiudere tutto e ho fatto il medico. Comunque un applauso, complimenti, perché capita. La carrozziera alla sua età comunque ha intrapreso l'università, la specializzazione, i tirocini. Ma che cazzo? Mi sono messo un camice, sono andato in corsia. Sono 10 anni che faccio questo lavoro e non mi ha detto niente nessuno. Ma ragazzi, o proprio nessuno, oddio. Quando c'era la Gabanelli con lei, porterà sempre gli anni. No. No, il problema è un altro, è che io ho sempre avuto paura degli ospedali. Gli aghi, il sangue, gli aghi soprattutto. Ma sai, una volta dovevo fare degli esami del sangue. Quando ho capito che dovevano usare l'ago per bucarmi, gli ho detto no, io la mia battaglia l'ho già vinta, non ci credo. Allora dovevo cercare un diversivo, alla fine ho deciso di scegliere una specialità un po' insomma particolare e ho fatto il neurologo. Accidenti, che bello. No, bello, un casino, però e l'ho fatto per due motivi principali. Il primo perché il cervello è comunque l'essenza dell'essere umano. Totale. Cioè, nel senso che la centralina è l'essenza della macchina, il cervello non fa mai. E poi perché comunque il cervello è un organo affascinante e misterioso. Pensate che non c'è nessuno studioso al mondo che conosca veramente fino in fondo il vero funzionamento di questo organo meraviglioso. Io lo conosco perché l'ho assaggiato nel fritto misto alla genovese. La morte sua. No, voglio dire, però ragazzi, il problema è che sai, finché trafficavo con le centraline qualcosa combinava. Mica, ma il cervello è un'altra cosa, ragazzi. La teoria è bella, ma lei non ha qualche caso pratico da portarci? Sì, sì, per esempio una volta un paziente mi dice: guarda dottore, io da qualche giorno mi sono reso conto che soffro di afasia. Cioè, quando parlo mi si ingarbuglia improvvisamente la lingua e il mio interlocutore non capisce più quello che dico, sono in imbarazzo. Mi succede soprattutto al mattino, mi dice, e quando fa torto e tutto. E non ho capito, scusa. Che cazzo ne so, quello che mi ha detto il paziente. Comunque, fino a qualche tempo fa gli ho detto non potevamo aiutarla, no? Ma oggi con la tecnologia possiamo venirti incontro. Prova un po' a usare le faccette di WhatsApp quando ti esprimi. Infatti io, pieno di pazienti, con orgoglio, vedo in giro, sono tutti così. No, prova che video lo aspettate. No, io lì sono tutti contenti, ma anche pagati. WhatsApp, un altro paziente, ma arriva invece, senti che cosa è importante. Mi arriva e dice: guarda, dottore, io da qualche giorno ho dei forti mal di testa, ho un'emicrania. Se sai già cos'hai, che cazzo sei venuta a fare? Magari c'è gente che aspetta. Sai cosa faccio? Rilancio, già che per me c'è un ictus, guarda un po', vedi? Questa gente qua senza la lana, ci fa le mani. No, poi invece l'ultimo che ci è arrivato giorno mi dice: guarda, ho dei forti problemi di equilibrio, quando vado per strada sono in imbarazzo perché mi sento ubriaco. L'ultima convergenza quando l'hai fatto? Comunque facciamo un test dell'equilibrio, è molto molto semplice. Se l'ho letto, se l'ho provato. Proviamo anche adesso, tanto potete farlo tutti. Allora, piedi paralleli, ok, chiudi gli occhi, porta in alto la mano, segui il tuo capitano. Ma purtroppo c'era poco parcheggio, ho lasciato la macchina in doppia fila, anche perché dico la verità, e non sono come quegli stronzi che fanno la fotocopia del cartellino di no, perché c'è gente. Io ho un amico di mio cugino che è proprio un handicappato, 20 euro a settimana, me lo tengo sempre lì seduto e la lascio dove cazzo vuoi.